Su questo emendamento, in questo momento è stato ritirato l'emendamento, quindi andiamo all'emendamento 1.500 della Commissione. Ha chiesto di intervenire la deputata Spadoni, prego. Grazie Presidente. In verità prima ho alzato la mano per fare un intervento sull'ordine dei lavori che pensavo fosse importante in questo momento, perché la collega Gelmini ha diciamo, parlato di un tema effettivamente importante, di un tema che si è visto soprattutto in questi giorni nei vari social. Io volevo soltanto segnalare che proprio ieri il Movimento 5 Stelle ha fortemente contrastato e soprattutto per quanto riguarda soprattutto per quanto riguarda le offese che ci sono state, anche sessiste, nei confronti delle colleghe e delle opposizioni per quello che è successo giovedì. Io personalmente l'ho fortemente condannato, ho detto che non verrà tollerato nessun tipo di commento né sessista, né violento, né razzista. Ho provveduto sulla mia pagina Facebook a cancellare tutti i commenti sessisti, violenti o razzisti e so che anche la comunicazione del Movimento 5 Stelle l'ha fatto proprio nelle sedi opportune. Quindi su questo ci sarà sempre compartecipazione, ci sarà sempre un atteggiamento di rispetto perché le differenze politiche ci possono essere, ma commenti sessisti o violenti noi li condanneremo sempre. Grazie. Grazie. Dall'osso, prego. Grazie Presidente. Solo per smentire le parole appena citate, sto leggendo il suo tweet. Probabilmente lei non sa chi ha scritto queste cose, quindi io le suggerisco di licenziare in tronco chi le ha scritte. Le opposizioni rallentano il codice rosso, provvedimento che aumenta le pene per i reati di violenza sessuale su donne e bambini. Grande amarezza, brutta pagina, quella che si è consumata oggi. Per me la brutta pagina l'hanno fatta loro. Grazie.